Quando sono le 9:15 vogliamo dare ancora spazio prima del nostro prossimo ospite alle vostre foto, che sono veramente tante, ma se dobbiamo collegarci con l'ospite naturalmente non possiamo mostrarle, immagino, chiedo alla regia, se dobbiamo collegarci con l'ospite esatto WhatsApp, comunque approfitto per salutare Giuseppina, la nostra amica Giuseppina da Burgio, Giovannina e Mariangela, Domenico da Pineto degli Abruzzi ed Edoardo da Riccione, che come sempre sono molto come dire, costanti nell'inviarci le loro foto, le immagini e per condividerle con noi. Poi sicuramente avremo modo di condividerle con i nostri amici telespettatori. Voi continuate a inviarci i vostri scatti 331-737-8033. Siamo stati ad Otranto con Tommaso Forte, giornalista, organizzatore del Festival dei giornalisti del Mediterraneo. Abbiamo appunto dato ampio spazio a questo evento che in qualche modo ecco, raggruppa, come dicevamo, oltre 105 giornalisti provenienti anche da ogni parte del mondo. E a parte proprio di giornalisti, o meglio, quello che è stato il racconto che ci è stato proposto su diverse testate del 43° viaggio apostolico di Papa Francesco, grazie a Vatican News, grazie ad altre testate abbiamo potuto seguire quello che è stato questo viaggio importante del pontefice, durato pochi giorni, stiamo vedendo appunto anche le immagini e torniamo a collegarci e lo ringraziamo per la disponibilità con il direttore dell'agenzia Fides, Gianni Valente, in collegamento con noi. Buongiorno, benvenuto direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, ci siamo lasciati il giorno prima dell'arrivo di Papa Francesco in Mongolia. Le ho strappato questa promessa di essere con noi oggi per fare un po' un bilancio di quelli che sono stati i vari momenti che hanno caratterizzato il viaggio apostolico del pontefice in Mongolia. Posso chiederle una parola su tutte che in qualche modo può riassumere, una parola, una frase che può riassumere questo viaggio così carico di significato? Sì, ce ne sarebbero tante. Chiaramente io penso che la parola che forse più a me viene in mente, insomma, mi sembra anche più feconda e più suggestiva, è la parola gratitudine. Gratitudine, che è chiaramente la parola che sicuramente il sentimento che è prevalente per i cattolici della piccola comunità della Chiesa di Mongolia, chiaramente per aver avuto loro come ospite il successore di Pietro, il Vescovo di Roma, ma penso gratitudine anche reciproca da parte del Papa, appunto, per essere stato qui stesso, no, come successore di Pietro, confermato nella fede in questo viaggio, avendo visto la fede proprio evangelica, germinale di questa Chiesa nascente. E è in qualche modo anche una delle parole che usava spesso il Cardinale Marengo nei video che noi abbiamo trasmesso con Fides, no? La parola gratitudine, sottolineando il fatto che chiaramente la loro opera apostolica è un'opera che trova delle difficoltà, trova delle fatiche, trova magari delle incomprensioni, ma tutto nasce da un senso di gratitudine, appunto, la percezione di essere stati benedetti, quindi un senso di qualcosa di positivo che poi dà chiaramente la forza per portare avanti e con pazienza anche il lavoro autonomico, con tutte le fatiche che il lavoro comporta. E poi chiaramente c'è anche la parola fratellanza e la parola speranza. Il titolo di tutto il viaggio, appunto, il motto del viaggio era quello di sperare insieme. Quindi c'è stato anche, dato che lì la comunità cattolica è un piccolo gregge, appunto, no? In una popolazione che è in maggioranza buddista. Quindi Papa Francesco ha potuto riprendere il filo conduttore delle cose che ha già chiaramente di quel cammino che lui già ha aperto con il documento di Abu Dhabi, appunto, no? Appunto, il riconoscimento del fatto che le comunità di fede nella loro diversità possono costituire nella loro armonia, questa è un'altra delle parole che secondo me è chiave, possono costituire una ricchezza e un dono per tutto il popolo, appunto, per tutte le persone. Questa è stata un'altra delle sottolineature che è stata fatta specialmente nell'incontro, diciamo, con i capi delle comunità religiose e con i capi delle altre comunità cristiane presenti in Mongolia.
Ecco, potremmo dire l'ultimo atto del viaggio apostolico del Papa in Mongolia è stata la benedizione della Casa della Misericordia, questa struttura su tre piani per accogliere migranti, senza tetto, disabili, vittime di violenza domestica. E vogliamo che la gente qui si senta in famiglia, soprattutto chi una famiglia non ce l'ha. E poi gratitudine al Papa, a cui la casa è stata intitolata, ci mostra il suo amore ai poveri. Quindi torna, potremmo dire, anche un'altra parola, che è la misericordia, questa attenzione del Papa perenne nei confronti dei fragili, dei più poveri, degli scarti. Sì, questa casa è stata una nuova struttura appunto inaugurata da Papa Francesco, una struttura che appunto il Papa Francesco l'ha sottolineato nel suo discorso, è una nuova realtà voluta proprio intensamente dalla Chiesa locale, perché che si innesta su tutta una serie di opere di carità, di opere di servizio, di assistenza e di aiuto che chiaramente erano state messe in atto e iniziate dalle prime comunità missionarie, no? Dalle prime istituti e congregazioni missionarie che erano arrivati in Mongolia a partire dall'inizio degli anni 90. Ecco, ci hanno tenuto a sottolineare che questo è come il frutto maturo di quel cammino anche di gratuità, appunto di dono che si innesta su tutte quell'opere di carità che erano state fino adesso animate soprattutto dalle comunità missionarie. Papa Francesco è andato lì e il Papa Francesco, riprendendo anche delle parole del Cardinale Marengo, del Prefetto Apostolico, ha ripetuto che questa nuova struttura vuole essere una specie di porto a cui possono attraccare tutte le persone che si sentono appunto in difficoltà, no? Possono, sapendo di poter trovare lì un luogo in cui vengono accolti, ascoltati, appunto accuditi. E poi molto, secondo me, è il discorso del Papa quando appunto ha incontrato gli operatori della carità nell'occasione di questa inaugurazione nella Casa della Misericordia, ha avuto delle sottolineature molto interessanti, secondo me, che in qualche modo hanno un valore universale. Ha sottolineato il fatto che le opere di carità chiaramente devono essere condotte anche con uno spirito di professionalità, ma non devono diventare delle imprese. Ci deve essere sempre questa freschezza, appunto, della carità cristiana, appunto, che non può mai trasformarsi in una specie di business, no? In qualche modo anche magari giustificato appunto con le parole filantropiche dell'aiuto, appunto. Cioè, deve essere sempre questo elemento di gratuità, di non pensare che tutto è in qualche modo si costruisce solamente in base alle risorse finanziarie, al dispiego di denaro, appunto. Ci deve essere sempre quello che è indispensabile, ha detto, nelle opere di carità, che vengano portate avanti da persone che hanno un cuore buono. Questo è l'unico fattore indispensabile. E poi ha praticamente nella parte finale del suo discorso ci ha tenuto come dire, a scartare, a smentire quelli che lui ha definito tre miti, appunto. Primo, secondo cui solamente chi è abbiente, chi ha dei mezzi può fare carità, perché lui dice invece quello che poi di fatto la realtà vera mostra il contrario. Si è interrotta la. I poveri, quelli che hanno pochi mezzi, che dono con più generosità. Pronto? Sì, oh no, purtroppo Adesso? ecco, sì, adesso l'abbiamo persa qualche istante, direttore. Sì, Sì. Allora, non so fino a che punto abbiamo parlato era, io appunto ho di detto che questi tre appunto. miti, il primo mito. Ecco, il primo era mito, era quello appunto secondo cui solamente chi ha delle risorse può fare carità, no? Perché appunto solo chi è abbiente può donare. E invece appunto lui dice quello che accade nella realtà spesso è il contrario, che proprio chi ha poche risorse, appunto come anche l'obolo della vedova del Vangelo, appunto chi ha poche risorse dona con più gratuità e con più generosità. Il secondo molto interessante è la calunnia secondo cui le opere di carità della Chiesa sono in qualche modo strumenti di proselitismo, cioè la Chiesa fa del bene solamente per poi, come dire, portare le persone dalla sua parte. Lui in questo senso ha sottolineato il fatto che le opere di carità anche in Mongolia, ma come in tanti altri paesi, si rivolgono a tutti indistintamente, non solo chiaramente ai cristiani o a quelli che vogliono diventare cristiani, ma anche a persone che non hanno nessun tipo di, diciamo, di forma di avvicinamento rispetto al cristianesimo, proprio perché la carità è come dire, un effetto collaterale appunto del dono di grazia della fede, per cui poi non sta a misurare o a fare calcoli.
E poi appunto la sottolineatura del fatto che le opere devono essere gratuite, appunto ci deve essere questo elemento di gratuità per cui le opere di carità della Chiesa non devono trasformarsi in delle holding, no? In cui l'accento prevale sull'organizzazione, sulla funzionalità e che questo spesso magari comporta anche come dire, poi pensare che si possa fare opere di assistenza solamente quando si è remunerati in qualche modo. Anche questo è un mito che secondo lui va sfatato. Ecco, direttore, andiamo alla giornata conclusiva, la Santa Messa nella Steppa Arena di Ulan Bator. Oltre 2.000 persone hanno preso parte a questa celebrazione, numeri ai quali non siamo abituati. Ne parlavamo con lei appunto la settimana prima che iniziasse il viaggio di Papa Francesco, dopo che ha fatto questo bagno di folla a Lisbona. 2.000 persone presenti alla celebrazione sono numeri appunto ai quali non siamo abituati. Papa Francesco nel discorso dopo la celebrazione ha incoraggiato il popolo mongolo ad andare avanti con mitezza e senza paura. Ha detto: siate semi di pace in un mondo di conflitti. Che senso hanno queste parole, secondo lei? Sì, chiaramente c'è il viaggio avveniva in un paese appunto che è confinante anche con la Russia e quindi chiaramente c'era anche questo asse, questo filone di sguardo ai drammi, ai problemi del mondo, no? Che chiaramente ha attraversato questo viaggio e quindi la prospettiva indicata da Papa Francesco è sempre quella per cui la convivenza, il dialogo, l'avviare processi di fratellanza è l'unica risposta a un mondo dove appunto ci sono focolai di guerra che lui individua in qualche modo come collegati, no? Quando usa la categoria della terza guerra mondiale a pezzi, no? Che adesso Certo. tra l'altro. Ecco, e quindi in questo senso lui ha voluto riaffermare che anche nella sua esiguità numerica, nella sua piccolezza, questo piccolo seme della comunità cattolica in Mongolia, con la sua anche attitudine al dialogo fraterno con le altre componenti della società è comunque un segno, no, di qual è il contributo positivo che le comunità di fede possono dare alla costruzione appunto di una convivenza pacifica dove le differenze, anche i diversi interessi non diventano per forza spunto di conflitto e di scontro, appunto, no? Nel discorso con i capi delle comunità religiose, con i capi cristiani, lui ha usato un'espressione che mi ha colpito, la valenza sociale appunto del senso religioso, della religiosità, in qualche modo sottolineando che le comunità religiose non sono un mondo a parte, ma appunto l'armonia che possono loro vivere e costruire insieme può essere un dono da condividere e deve essere un dono da condividere con tutti, un dono da mettere a disposizione dell'intera casa comune, dell'intera del bene comune, appunto, del bene dell'intera società. E in questo senso anche gli stati, le autorità politiche non devono considerare tutto questo come una risorsa, appunto, in questo senso non devono avere paura delle comunità di fede. Sicuramente i frutti di questo viaggio apostolico non saranno proprio immediati, ma sicuramente nel tempo vedremo che cosa accadrà. Sarà appunto un albero che crescerà piano piano, un seme che fiorirà con molta lentezza, ma che sicuramente porterà ottimi frutti. Io vorrei ricordare ai nostri amici telespettatori che sul sito dell'agenzia Fides, fides.org, troverete proprio degli speciali dedicati al viaggio apostolico del Pontefice in Mongolia, diversi appunto articoli e diversi editoriali. Grazie al direttore Gianni Valente, direttore appunto dell'agenzia Fides, per essere stato con noi. La ringrazio davvero per la sua disponibilità. Grazie, a presto. Grazie a voi dell'ospitalità e buon lavoro e buona giornata. A voi, buon lavoro. E allora, noi sì, è arrivato il momento di fermarci ancora qualche istante, restate con noi ricordandovi che al 331-737 potete inviarci le vostre foto appunto di luoghi del cuore e della vostra città. Continuate a inviarle e subito dopo daremo ampio spazio ai vostri scatti. Restate con noi, a tra poco.